Ciao e bentornati a questo nuovo video. Come tutti i lunedì vediamo insieme le uscite di questa settimana che gli editori ci hanno annunciato. Ovviamente non ci sono le uscite che gli editori non annunciano e che devo andare a cercare in posti strani e quindi... Oh. Quindi andiamoli a vedere insieme come ogni settimana in questo allegro video. Tra l'altro è una settimana che mi aspettavo più pesantina come uscite. Seconda settimana del mese, ovviamente spillati, però per il resto mi sembra abbastanza calma complessivamente. Ovviamente però qualche novità c'è sempre e vediamole subito, partendo questa volta da Disney, che c'è una cosina interessante. E sto parlando di questo Mickey contro la malvagia Alleanza 15. Che no, ovviamente non è il 15, immagino sia il Disney Collection 15, ma ormai lo sapete, no? Migliaia di dati da gestire. Lo saprete meglio venerdì, credo, ma ok. Comunque, 15 euro, volume cartonato francese di Nicolas Protier e Joan Pilet, 56 pagine, formato 25x28, sicuramente non regalato, ma interessante, visivamente mi piace un sacco. Non ho esattamente capito perché i fumetti francesi Disney, nonostante poi all'interno siano Topolino, Paperino, eccetera, hanno in copertina il nome originale Mickey. Sarebbe da chiedere a Panini. Non è fondamentale. Proseguiamo con Panini Comics e con l'arrivo di Spawn Deluxe 11. Continua la riproposta in volume delle avventure classiche di Spawn. Siamo arrivati ai numeri dal 130 al 144 di Todd McFarlane, o forse Toff McFarlane, migliaia di dati, Nat Jones, Brian Aylwin e Angel Medina. 376 pagine, 37 euro. Ci sta, alla fine mi piacerebbe tanto recuperarmi Spawn in un'edizione univoca. La mia è un po' sparpagliata in edizioni varie, ma non è nemmeno completa. Non so nemmeno se questi numeri ce li ho, in effetti, anche se probabilmente fino qua c'ero arrivato. Dovrei controllare, a essere sincero. Devo farla una nuova grande cerenta di tutti i fumetti, ma nel futuro. Futuro lontano, temo. Ma vedremo. Comunque, carino, ci sta. Se siete appassionati di Spawn, perché non recuperarselo in questa edizione? Poi abbiamo Blade Runner Origini, terzo volume, tutto brucia, con gli episodi dal 9 al 12 di Mello Brown, Kay Perkins e Fernando Dagnino. Se siete fan di Blade Runner, oddio, ci può stare, non li ho mai letti, però io ve lo segnalo, che magari volete sapere un po' queste origini. Non ho idea di chi le abbia scritte in realtà come idea. Non credo siano particolarmente ispirate alle opere di Dick. Comunque era fondamentalmente un racconto lungo. Cosa sognano le pecore elettriche? Oh, non stiamo lì a perderci tempo. Comunque, ci può stare. Ancora, passiamo a Marvel. E iniziamo con l'incredibile Punisher di Greg Rucka e Marco Checchetto. Secondo volume conclusivo Deluxe, sono 264 pagine, formato Deluxe, 18,3x27,7, costa 32 euro e oltre a Checchetto abbiamo anche Carmine Di Giandomenico, Mirko Kolak e altri. Sono gli episodi dall'11 al 16 di Punisher del 2011 e i 5 episodi di Punisher Warzone, più del materiale da Spider Island, I Love New York City, che boh, non so cosa siano. Saranno extra, strambi. Ci sta, assolutamente, se avete preso il primo, da recuperare anche questo secondo. Poi, rimaniamo a tema Spider-Man, visto che c'è la Spider Island. Vi segnalo intanto Amazing Spider-Man 50, perché è un numero particolare che festeggia gli 850 italiani e i 50, immagino, dell'Amazing americano. No, forse no, era semplicemente così. Anche perché mi sa che siamo un po' più avanti con Amazing. In ogni caso, all'interno c'è Web of Spider-Man 2024-1, che contiene alcune storie brevi. Sono 8 racconti di 8 autori diversi, con Zeb Wells, Greg Land, John Romita Jr., Salvador La Roca e tanti altri. Ci sta, alla fine è un numero di anniversario. Mi dicono che la copertina arriva da un'altra serie, comunque bellissima però, di Greg Capullo. Ma a proposito di copertine, c'è anche la versione variant, questa qua, con X-Men 58, credo. Paperino Havoc, vabbè, cover classica reinterpretata qui da Giada Perissinotto. Questa mi sa che la piglio, ma lo sapete che ho questo problema con gli X-Men. E per il resto, vabbè, ovviamente l'interno è lo stesso. 56 pagine, 6 euro. Poi abbiamo il terzo volume dei New Mutants Deluxe del periodo krakoano. Volume, tra l'altro, conclusivo per i New Mutants, in teoria. Contiene gli ultimi episodi della loro serie, dal 25 al 33, più la miniserie New Mutants Little Legion. Tra l'altro quasi tutte queste storie sono presenti in due brossolatini, però non tutte, nel senso che i brossolatini partivano tipo dal 29, tipo.
quindi mancano 4 episodi in tutto. Buh, non ho ancora recuperato, credo, New Mutants. Forse ho preso il primo, se non ricordo male. Devo controllare, ce li ho nel caso in sala. Prima o poi vorrei recuperarli tutti. Mi rompe un po' il fatto che ho due, ce li ho già imbrossurato, però vabbè, vediamo. Comunque, 39 euro per 384 pagine, formato deluxe, cartonato, ci sta recuperarsene alla fine. Poi esordisce la nuova miniserie dedicata a Scarlet Witch e Quicksilver, che in realtà non è altro che il seguito della precedente serie dedicata a Scarlet Witch e che poi, se non sbaglio, continuerà di nuovo sempre con lo stesso autore su un'altra serie, forse Scarlet Witch nuova numerazione, non ne sono certo. Comunque, Marvel Collection, di quelli brevi, di 4 episodi, 104 pagine, a 16 euro. Ringraziamo il cielo che Panini ha creato la versione 16 euro e non 18, ci sta? Comunque, se avete letto la precedente, mi sa che vi tocca comprare anche questo se volete continuare la storia. Poi ritorna in versione cartonata il Capitan America Sentinel for Liberty di Carmen Carnero, Colin Kelly, Jackson Lansing e Kev Walker. Secondo appuntamento con queste storie sono gli episodi di Sentinel of Liberty dal 7 all'11 più lo speciale Capitan America e The Winter Soldier del 2023. Cartonato, 152 pagine, costa 20 euro e vabbè, se avete, volete recuperarvi la versione così, non avete letto lo spillato o comunque volete averlo in versione cartonata, è la vostra occasione. Quindi, ancora per Panini, vediamo un po' gli spillati in uscita. Abbiamo Miles Morales 4, l'Immortale Thor 10, che non so perché non è disponibile, Fantastic Four 19, molto bella la copertina di Alex Ross, poi Iron Man 18, Hulk 13, Captain America 7, Spider-Boy 6, Venom 30, vabbè, Amazing l'abbiamo già visto, Avengers 13, in cui tra l'altro tornano le storie nel futuro, Gods 5 e direi basta. Passiamo quindi a DC e iniziamo con una grossa botta e un volume un po' poco conveniente. Sto parlando ovviamente del Sandman Overture in versione DC Absolute, che per 416 pagine, per carità, in formato Absolute, costa la bellezza di 95 euro. Ora, costa esattamente quanto gli altri, che avevano un centinaio di pagine in più, e inevitabilmente uno potrebbe sentirsi un po' preso in giro, però non ci possiamo fare niente. Purtroppo Sandman Overture ha i disegni incredibili di J.H. Williams III e quindi in questo formato non può che essere un'enorme figata, però tant'è. Sinceramente vedrò se mai riuscirò a prenderla ad un prezzo magari ribassato durante gli sconti, ma per ora questa cifra io non sono disposto a spenderle, nonostante mi piacerebbe molto averla in questo formato. Comunque, vabbè, nient'altro di particolare da dire, è il prequel di Sandman e ha dei disegni veramente incredibili e in più ha anche tantissimi extra, ci dice Panini. Proseguendo abbiamo Suicide Squad Kill Arkham Asylum, non perdiamoci particolare tempo, è il fumetto prequel del videogioco, all'interno un codice esclusivo per il gioco, è di David Byrne e John Layman, 120 pagine per 18 euro, vabbè, soltanto se siete proprio morti di amore per il videogioco e non credo esista qualcuno in questa condizione. Poi, molto più interessante, torna Nightwing di Tom Taylor nella versione cartonata deluxe. Sono 440 pagine a 43 euro, formato ovviamente 18:3x27:7. Gli episodi sono dal 78 al 91 di Nightwing. Non preoccupatevi però, sì, è il 78, ma è dove inizia la run di Tom Taylor. In più c'è anche il crossover con Son of Kal-El e un po' di altre storielline. Gerardo Borgers, Rick Leonardi, Bruno Redondo e ovviamente Tom Taylor, più altri. Consigliatone, una delle serie più amate di DC degli ultimi tempi. Io ho i primi brossurati, ma mi sa che mi recupererò questa versione cartonata, soprattutto se poi arriveranno i prossimi. Quindi ci sta. Poi abbiamo Superman Imperatore Joker, sempre in versione DC Deluxe. Sono 296 pagine a 34 euro. È il Superman di Joe Kelly con Ed McGuinness, The Flub, Doug Monk. E ammetto che ho il volume, in realtà, nella versione Planeta di tantissimi anni fa. Brossuratone, ma mi va benissimo quello. Visivamente molto figo. La storia sinceramente non me la ricordo, però se volete vedere un Joker super potenziato che picchia Superman con un pollo di gomma, è la vostra occasione. Comunque, 34 euro per 296 pagine, non ve lo dico come consigliato per forza, però se siete fan del Joker e volete vedere una roba molto stramba, ci può stare. Ancora abbiamo Detective Comics 6, Indovina Indovinello, che è la conclusione della run di Mariko Tamaki insieme a Sina Grace, Nadia Shammas, Eva Reis e altri, 136 pagine, cartonato, 19 euro. Vabbè, se avete recuperato il resto in cartonato, non vi può mancare anche questo qua. Ancora abbiamo, o meglio, concludiamo con DC, perché questa è l'ultima, l'unica altra uscita
Batman 102, ancora Chip Zdarsky con Michele Bandini, Jorge Jimenez e Miguel Mendoza, spillato 64 pagine con gli episodi 146-147 di Batman, e vabbè, si fa, si compra, è Batman, olè. Tra l'altro hanno ammazzato Joker, ma anche la amichevole fidanzata di cui non mi viene il nome in questo momento, sì lo so, è terribile, però c'è anche l'enigmista. Passiamo quindi ai manga e iniziamo con una fantastica variant di un numero 1 uscito mesi fa. Io continuo a non capire questa politica, volete fare la variant anime, fatela del numero in uscita, magari, ma no, si vede magari in Giappone è uscita per il numero 1. Non è una cosa che apprezzo, però vabbè, se qualcuno la vuole ci sta. Tra l'altro era disponibile solo in pre-order, quindi non arriverà in fumetteria, e semplicemente sappiate che se l'avete preordinato vi arriva. Tecnicamente. Poi abbiamo Boruto, Chubaru Vortex 1, la seconda serie di Boruto che arriva con supervisione di Masashi Kishimoto e disegni di Mikio Ikemoto. I testi non li ha quest'opera, ha soltanto disegni e supervisione. 184 pagine, 5 ore e 20, vabbè, solito classico tankobon da edicola, basso prezzo, panini. Ci sta. Se siete fan di Boruto o di Naruto e volete vedere come continuano le sue avventure, continuano qua. E poi abbiamo anche un incredibile esordio, il manga più atteso, e infatti Panini lo inserisce nella sua collana capolavori manga, per qualche motivo, banalmente immagino sia la collana in cui vengono pubblicati vari manga random, non è davvero un capolavoro, ed è Sensei e il Cavaliere dello Zodiaco, un altro mito di Hades, Darkwing 1. Se mi seguite dovreste aver visto che qualche tempo fa avevo preso la versione francese, ma ho del primo numero, ovviamente mi ricomprerò anche la versione italiana, ma sono i Cavalieri dello Zodiaco, per quanto mi riguardano è come i mutanti in casa americana, per cui Cavaliere dello Zodiaco compro qualsiasi cosa, e ovviamente seguirò questa serie anche dovesse essere terribile. Cavalieri si compra. Comunque, 5,20€, quindi versione brutta senza sovracoperta. Quasi mi compro la versione francese. Comunque, faremo anche il confronto, visto che da qualche parte ce l'ho ancora. Proseguendo, abbiamo questa cosa misteriosa che io immagino sia banalmente la ristampa del primo numero di Black Clover, ma la descrizione è quella della Steelbox. Ho scritto a Panini in privato, non so se la metteranno a posto. Magari l'hanno già messa a posto, vediamo. Aggiorniamo? No, è ancora la Steelbox. Penso sia semplicemente la ristampa del primo numero, ma ve l'ho segnalata giusto per sapere. E poi, dopo mesi di attesa, arriva il manga di Magic. Magic the Gathering, Destroy All Humankind, There Can Be Regenerated. Insieme alla prima stampa, diciamo, ci sarà una versione foil di una carta classica di Magic, in esclusiva per Panini, dicono. Ci sta, in teoria l'ho messo in casella. Se è in casella lo prendo, se non fosse in casella non lo prendo. Tra l'altro, sì, c'è scritto anche qui nella presentazione che conterrà una foil promo in lingua inglese. Ok. Proseguendo con i manga Panini, abbiamo un sacco di altre cose in uscita. Abbiamo Undead Unluck 17, cioè 18, Aragane Knock Diamond in the Rough 9, Shangri-La Frontier sia normale che con Expansion Pass, Cavaliere dello Zodiaco Mito di Hades, Togenanki, poi Family 13, Uneko Kabane o Bodyguards 2-2, vabbè c'è un 2 in più, e poi Berserk Deluxe volume 8, i soliti 50 euro per chi è costretto a comprarsi l'unica edizione decente disponibile di Berserk, un po' cara però. Quindi passiamo a Bonelli. Per Bonelli vi segnalo ovviamente l'uscita del nuovo numero di Drago Nero, è il 23, soggetto di Stefano Vietti, disegni di Salvatore Porcaro, non male come sempre, ma Drago Nero lo sapete è un po' una delle mie passioni fantasy, molto belli questi disegni super chiaroscurosi con i colori nettissimi, mi piace molto. Poi per Bonelli ancora abbiamo le solite dose di Tex, abbiamo Tex e la Congiura, poi Martin Mister, le storie con Bill Doodlin, Storia del West, Gea volume 3, Tex di nuovo con il mensile, anche se credo sia la prima ristampa, nuova ristampa, e poi Zagor in versione striscia per i fan. Inevitabilmente esce Drago Nero e quindi esce anche Kalia con il numero 23 divisi in edicola da 10 settembre, e passiamo quindi a Star Comics. Pochine le uscite Star Comics di questa settimana, non so come mai sono solo così poche, ma ok. Quattro uscite, abbiamo Akashi Triangle 10, Blue Box 10, Four Night of Apocalypse 16 e Shaman King The Superstars 7. Comunque quattro uscite e ne compro 3, va bene. Poi J-Pop. Vi segnalo intanto questa novità, ovvero le 100 ragazze che ti amano tanto 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 tanto, che uscirà in questa sorta di, non dico box, ma vabbè, confezione con i primi due numeri, e in regalo uno shikishi, come potete vedere anche qua, c'è la sorpresona, si apre così e dentro nella plastica c'è i volumi e anche lo shikishi, ok? E poi escono anche My Villains Days Off, Mr. Villains Days Off 2, Shadowavo 16, Il Mistero di Ronkan Ashimi, non mi ricordo mai come si legge, Kamon Ashi 12, e ancora The War of the Witches 8,
Il primo numero di Good Night World, già uscito un paio di settimane fa in cofanetto, e il terzo di Shota Oni. Quindi, proseguendo, abbiamo Ikari, per cui dovrebbe arrivare in fumetteria Pumpkin Knight 5, Coconino, che pubblica il fumetto di Alessandro Tota, La Magnifica Illusione, New York 1938, che ci riporta un po' all'inizio della Golden Age a New York del fumetto americano. Sembra una roba molto particolare, visivamente interessante, ammetto. Ha questo stile particolarissimo, non mi dispiacerebbe provarlo, prima o poi magari si fa. Ancora abbiamo Magic Press con Insieme per sempre 4 e Le due facce di Tamon 4. Ovviamente questi escono alla fine della settimana scorsa, ma il discorso è sempre quello. E ancora abbiamo Salda Press, che ci presenta nessuna novità specifica, ma troviamo Kuma Kuma BR6 e le due versioni di Walking Dead Color Edition, sia lo slipcase con gli spillatini che la versione brossurata. E poi, per concludere, Bao, per cui dovrebbe arrivare il capanno di Ash, 26 euro a colori, 320 pagine, cartonato di Gen Wang. E il genere è: per dare un nome alla paura la devi guardare in faccia, non so che genere sia. In realtà è una storia di un ragazzino che riscopre la sua identità. Da quello che ho capito nasce ragazza, ma poi si sente ragazzo, e quindi seguiremo le sue avventure. Sembra una cosa molto delicata, molto visivamente interessante. Ho trovato un po' strano che in tutta la descrizione non si parli di identità di genere, né di transessualità, né di niente, perché ho dovuto leggere proprio il testo qui nella preview per capire un attimino se si parlava esattamente di quello. Però si parla anche di cambiamento climatico. Ora, io lo so che la gente grideva: oh mio Dio, un fumetto woke! Magari no, magari è molto carino e delicato, non lo so. Sicuramente dargli un'occhiata potrebbe avere un senso, per vedere un po' com'è gestito e com'è scritto. Per cui ci sta, potrebbe essere interessante, come no. Quindi abbiamo concluso per questa settimana. Non tantissime le uscite, ma tante cosine carine e interessanti. Fatemi sapere, come sempre, nei commenti cosa vi interessa delle cose annunciate. Se comprerete qualcosa, se c'è qualcosa che le case editrici sapete che arriva ma non trova nei siti Instagram, e non devo, sapete che non sto a scartabellare per ore internet alla ricerca. Sarebbe carino che ci fosse un po' più di comunicazione rapida e efficiente, come riescono a fare molti editori, tra l'altro. Quindi, se siete arrivati fino alla fine di questo video, lasciatemi nei commenti un emoticon di un piatto da mangiare, che ho fame e sono le 20:25 quando sto registrando e ancora non ho fatto cena e non so quando la farò. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch. Poi sono su Instagram, TikTok, Facebook, c'è Telegram, gruppo in cui parlano di fumetti, canale con le notifiche e canale con le offerte. Poi, secondo canale YouTube, Cantina Pelata, dove trovate ricaricate le live di Twitch, e se non siete sub è l'unico modo di guardarsele una volta concluse sulla piattaforma viola. In ogni caso, con questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!